力とが静かに眠る海の底飛び立て飛び立て飛び立て三つのメカが一つになって正義の姿巨大ロボットその名も我らのザンボス colmo di rabbia. Preghiamo i signori passeggeri che vogliono imbarcarsi di non accalcarsi attorno alle passerelle e di usare la massima attenzione nel salire a bordo. Ripeto, non accalcatevi davanti alle passerelle, c'è posto per tutti. Questo è un pensierino da parte mia. Sono medicine e viveri. Se non basteranno, ve ne porterò ancora. Ci ha portato le medicine, sarà su, prendeteli, non fate complimenti. Ecco, a voi. Chi è stato? Kozuki. No, ti prego, Shingo. Non farlo. Gappei, credi forse di poterci ingannare portandoci quattro scatolette di carne avariata? Ma che cosa stai dicendo? Chi vuole ingannarvi? Io sto solo cercando di aiutarvi. Non mi prendere in giro. Dai un'occhiata intorno. È così che volete aiutarci? Distruggendo le nostre case? Guarda cosa avete fatto voi della famiglia Jin. Se quei mostri sono arrivati qui, la colpa è solamente vostra. Sono venuti a cercare voi. Noi non c'entriamo nulla con le vostre guerre. Avanti, non dire stupidaggini. I Gaizok sarebbero venuti comunque sulla Terra, anche se non ci fossimo stati noi. Questo non è vero, e tu lo sai molto bene. Se stanno riducendo le nostre città a un cumulo di macerie, è perché voi siete qui. No, un momento. Vi sbagliate, non è così. Ma guarda chi c'è qui, Aki, Michi. Non lo penserete anche voi, spero. Non è vero? Dite pure quello che vi pare. Non me ne importa nulla di cosa possiate pensare. Ciao Kozuki, a presto! C'è un sacco di gente a cui è stata distrutta la casa e che non sa dove andare a dormire. Dovresti andarlo a dire ai Gaizok. Dai, Uchuta, muoviamoci. Vi aiuteremo a costo di farli venire tutti qui sul King Bear. È il minimo che possiamo fare per gli abitanti di questo pianeta. Sono i Gaizok, che deve essere uno dei loro Mecha Bird. Cosa succede?
Un oggetto non identificato in rapido avvicinamento da nord-ovest. Si dirige verso il porto di Sunga. Solo pensiero di passare un'altra giornata a vedere sangue scorrere di entusiasmo. Scacco matto. Qualche novità? Sì. Queste sono le immagini che ci arrivano dalle maggiori capitali, sommo Butcher. Sì, molto bene. Questa sarà la fine di tutti i terrestri. Dobbiamo tornare immediatamente sul BR2. Situazione d'emergenza, presto! Dai, sbrigati, mamma! Grazie per l'ospitalità. Ma ti pare? Anzi, scusaci per non aver fatto qualcosa. Mamma! Abbi cura di te, nonnina! Anche tu, Kiro. Pronti, papà? Qui. E voi che cosa aspettate? Andate! Sì, d'accordo. Ma secondo te questo Mecha Burst è veramente tanto pericoloso? Non lo so, potremo dirlo quando ci avremo combattuto contro. Dai, papà, andiamo! Sì, arrivo! Ehi, aspettatemi! Qui BR2, siamo in condizione di stand-by. Ricevuto, BR3 a rapporto. BR3, pronto a intervenire. Bene. A tutti i moduli, da questo momento il King Bear entra in fase operativa. Ci dirigiamo sul porto di Sunga. Zambul, Zambase, partite subito in ricognizione. Ricevuto, Zambul da Gallo. Qui base, Zambard, mi ricevi? Zambard! Zambard, qui base, rispondi! Che cosa c'è, Ichitaro? Si può sapere che fai? Sto cercando di aiutare i Fuggiaschi, anche se non sembrano molto entusiasti dei nostri soccorsi. Ah, non perdere tempo lì, probabilmente si sta avvicinando al porto un Mecha Burst. Bene, per fortuna sono già sul posto, non vedo l'ora di fare un po' cazzotti, ciao! Guarda che bella nave in difesa! L'antipasto ideale per stuzzicare il mio appetito! Comandante, oggetto volante non identificato in avvicinamento. Cosa? Maledizione, potrebbe essere uno di quei dannati mostri. Manca ancora molto al prossimo porto. Approssimativamente un'ora. Speriamo di farcela. Sì. Fratellone, cosa succederà? Mi dispiace, Kaoru. Non ne ho la minima idea. Non so che cosa pensare. Ehi, perché la nave sta cambiando? Avvertiamo i passeggeri che per motivi di sicurezza ci dirigiamo verso il porto più vicino. Fratellone, guarda! Finché non ci libereremo di loro, non saremo mai al sicuro. Maledetti extraterrestri! Vieni pure, Mecha Burst, sarà un piacere abbatterti. No, di qui non passerai. Assaggia questo! Oh. Ehi, ragazzi, non vale, l'ho visto prima io. Forza, toglietevi di mezzo, è mio! Spiacente, non vince chi lo vede per primo, ma chi lo abbatte per primo. Ci è mancato un pelo. Ehi, ma così si stanno divertendo soltanto loro! Egoisti, guardate questo! Ace Chase! Non potevi resistere, eh? Prendi! E anche questi! Beh, allora ti arrendi! Un momento, si può sapere che intenzioni hai? Non vorrei mica scantarti contro quella montagna, spero! E invece sì che voleva!
avesse preso con quello, mi avrebbe fuso. Scalfiscono nemmeno. No, no, no! Cappei, sto a vedere! Fa qualcosa, Ichitaro. I ragazzi da soli non lo sconfiggeranno mai. Ho inserito i dati del Mechaburst nel computer. Tra non molto avremo una completa analisi delle sue potenzialità. Ascoltami, Zambo Tace non è abbastanza potente. Usa la combination. Aspetta! Non è ancora detto. Zambot Grabs! È più forte di quanto pensassi. Vieni. Pensavate di poter usare lo stesso trucco ogni volta? Garunga, divertiti, eliminalo! Se continui così, lo Zambo ti finirà per essere distrutto! Beh, sì, sempre che non distruggano prima noi! Ehi! Cominciate a seccarmi! È questa la fiducia che avete in me! Vi faccio vedere io di che cosa sono capace! Cappei, continua così! Metticela tutta! Vai! Insomma, Ichitaro, i dati del Mechaburst sono pronti o no? I ragazzi non resisteranno a lungo! Ah, eccoli! Il computer ha appena finito di elaborarli. Altezza 60 metri. Peso 200.000 tonnellate. Forza di spinta 3.500. Spessore armatura dopo trasformazione 1,5 metri. Che cosa? Non possiamo pensare di affrontarlo con lo Zambot Cutter. Se è fatto con un metallo speciale, tutti i nostri attacchi non avranno alcuna efficacia. Questo vuol dire che Cappei... Oh.
Ichitaro, che cosa sai dirmi sulla trasformazione del Mecha Burst? Beh, ecco, prima di tutto si modifica la testa. Fermo! Guarda, Ichitaro, si vede il meccanismo interno. È lì che dobbiamo colpire. Perfetto, abbiamo trovato il suo punto debole. Caffè, mi senti? Rispondi, Caffè! Che cosa vuoi? In questo momento ho da fare! Perché non provi a richiamarmi più tardi? Spiritoso, abbiamo scoperto il suo punto debole. Alzati in volo, presto! Sul serio? D'accordo! Via! Come sta scappando, grande, grosso e vigliacco, Garunghe senza pietà. Ehi, guardate lassù. È stato attaccato il porto. Lo hanno completamente distrutto. Allora, cosa facciamo, comandante? Non abbiamo abbastanza combustibile per arrivare fino al prossimo scalo. Muoviti, Cappelli, fa come ti ho detto! Non ti preoccupare, ho in mente una cosa. Non per metterti fretta, però si sta avvicinando sempre di più. È esattamente quello che voglio, Uchuta. Prima lo faccio venire vicino e poi... Ti faccio una bella sorpresa. Abbi fede. Eccola! Possibile? Un Mecha Burst da guerra distrutto sotto i miei occhi, questa me la pagheranno, maledetti vermi! Oh! Ragazzi, che cosa vi è successo? Perché avete tutte quelle facce così scure? Siamo andati a terra per cercare di soccorrere i feriti. Ma loro hanno rifiutato qualsiasi aiuto.
Ci odiano, non hanno nemmeno voluto che li accompagnassimo al campo di accoglienza più vicino. Non sanno che farsene delle nostre medicine, preferiscono morire. Già, e poi hanno detto che è tutta colpa della nostra famiglia per quello che è successo. Non lo vogliono capire che abbiamo combattuto anche per loro. Kozuki! Kozuki! Michi, grazie al cielo tu stai bene. Coraggio, vieni con me, andiamo sul King Bear. Ti accompagno fino al campo di raccolta. Oppure vuoi fartela a piedi? Se ci vuoi veramente aiutare, vattene subito dalla terra. Tu e la tua famiglia. Michi. Mamma! Rispondimi! Mamma! Papà! Caro! 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 Cappei, io ti odio. Non ti potrò mai perdonare per quello che mi hai fatto. Né te, né la tua famiglia. Mo kaeru koto nai uchuu no hoshi o saraba saraba しない。けれど涙はいらない。僕らには母がいる、父がいる。平和で豊かな地球。 Finalmente, dopo molto tempo, Gengoro, il padre di Cappei, fa ritorno dal suo lungo viaggio in mare. Sfortunatamente cade nelle mani di coloro che considerano i Jin responsabili di tante morti e nutrono nei loro confronti un profondo odio. Salvare il padre o fermare il Mechaburst? Ecco il dilemma che attanaglia Cappei. Tutto questo nel prossimo episodio, Il ritorno di Gengoro. I Gaizok non ci batteranno mai. Zambo 3, avanti!